Buona giornata a Ciao tutti. Bibi. Ecco, bravissimo. No, in Il effetti, lavoro. vedi, quando io vedo una roba del genere prendo Beh, mi paura. sembra An anche, 1.209, come, ho anche come capito. figura. Questa trasmissione è Magia Stregoneria. Io sono Claudio Simeoni con Franco qui in regia, con Francesco, Salve. con Giampaolo che è venuto a trovare. Che costa tanto che ti rompi sempre i coglioni questa roba e mettiti in testa sta cazzo e cuffie. E beh. Ma te costa tanto la testa da cazzo, mi fai Senti, io che ti dico testa da cazzo io. E mi dice testa da caso. E mi dice testa da E allora caso. coi cuffie. Va bene. Però mi dà così Fa tanto sentire uno. fastidio, Fa sentire qua. Se fischia, te Sì. sbassi. E se no te alzi. E se no vedi la cuffia anche a voi quando mi telefono. Eccola qua, Ecco la cuffia. trovata. Oh, dopo 30 anni Attra ti guarda, urlare, continua a vivere senza cuffia. la trasmissione di oggi. Che io alle cuffie mi danno un fastidio terribile, però. Sì, in effetti sono vecchio. La trasmissione di oggi sarà un bellissimo special sulla Teresa di Calcutta, visto che è il Ah, suo non parli male anniversario. del. Non parliamo male, no, vero? No. Noi dei poveri dell'India non parliamo male, della gente che dà salto al cielo non parliamo male. La trasmissione. Te senti? Sei a posto? Non lo sente? Non sente le cuffie. Come non sente? Cavoli. Veramente non ti sente? Non ti senti? Scusate un attimo, c'è qualche Prova a problema sentire. tecnico qui in Guarda, poi radio. vedremo. Prova a parlare. Prova 1, 2, 3, prova. Prova. Non senti? Non senti e non sento neanche io veramente, eh? Cioè, almeno non riesco a capire perché, ma neanche io sento dalle cuffie. Siamo senza cuffie, siamo Però, abituati, dai. ah, boh, tasi. vediamo Prova, sì, un prova. Si sente così? attimo. No, Sentito? sì, adesso sento, sì. Sì, adesso si sente. Allora basta Boh. alzare e abbassare il Ah, volume, boh, allora. Vedi, dopo mi dice che tocco la dai. No, radio. no, se vuoi Sì. vedere le cuffie, Vabbè, basta così. dai. Ok. Non vai a toccare a Maria Teresa. noi ricordiamo sempre che non rispondiamo al telefono finché non abbiamo finito la nostra presentazione, per cui niente telefonate, per favore. C'è un. Ok, niente telefonate finché non abbiamo finito la nostra presentazione. La nostra presentazione oggi è abbastanza lunghetta, perché non solo nella trasmissione di oggi parleremo di un altro elemento del crogiolo del male, ma faremo anche una specie di special della Teresa di Calcutta, cioè la macellaia dell'India. Oggi ricorre un po' il suo anniversario e tutta quanta la propaganda ufficiale tenderà a esaltare la sua caritatevolezza e il suo modo di essere nei confronti dei poveri, dove i poveri sono bestiame da distruggere, bestiame da annientare. Naturalmente noi questa visione non la accettiamo, per noi la gente ha il diritto di esistere, di risolvere le proprie contraddizioni. Quello che non riusciamo a comprendere, proprio perché siamo pagani, proprio perché la via stregoneria è la nostra via, non riusciamo a comprendere come per tante persone la rappresentazione sia così importante e non riescono a cogliere cosa esiste sotto la rappresentazione, cosa esiste sotto l'ufficialità. Nella trasmissione di oggi parleremo di un elemento del crogiolo del male. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi do anche il numero di telefonino dell'istituto, che è 0338 39 1027. Ripeto, 0338 39 1027. Prima di cominciare la trasmissione, prima di cominciare il crogiolo stregone, una informazione. Purtroppo questo martedì non ho potuto partecipare alle riunioni di Franco. Niente, vabbè, mi dispiace, ci sarò sicuramente martedì del prossimo mese, visto che vuoi farlo ogni mese e cercherò di esserci. Per cui se qualcuno vuole partecipare sa che mi trova là, insomma. Poi vi ricordo la libreria Sottomondo,
una libreria che vuole essere un centro di aggregazione per tutti gli anarcoidi sopravvissuti, gli iconoclasti, gli scoppiati, gli autoemarginati, gli investigatori, i ricercatori, i pagani e tutti quelli che ricercano qualcosa di diverso nella vita, qualcosa di diverso con cui affrontare la vita. La libreria è la libreria Sottomondo, è in via Tolpada 11 a Treviso. E proprio nella libreria Sottomondo di via Tolpada 11 a Treviso stiamo mettendo a punto una serie di presentazioni. Vediamo un attimo, ho perso il foglio. Una serie di presentazioni proprio attraverso la definizione dei libri di stregoneria, di paganesimo che abbiamo scritto. Andiamo a delineare quello che è i percorsi di stregoneria, i concetti della stregoneria e del paganesimo e niente, li faremo in occasione di festività o di ricorrenze pagane o della stregoneria. Per esempio abbiamo scelto di farlo il giorno di Halloween, il 31 ottobre 1998, sabato alle ore 17, in libreria, in via Tolpada 11, presso la libreria Sottomondo. La seconda la faremo nel periodo dei Saturnali, dovremo decidere il giorno, presso il solo invitto, durante la festa di Opi, e la terza la faremo nei Lupercali, in febbraio, a metà febbraio, e le feste della purificazione della religione romana e altre religioni celtiche, cioè tutte le varie tradizioni che ci sono in quel periodo. Nella prima presentazione che faremo il 31 ottobre parleremo degli effetti di premorte, cioè sapete le sensazioni di premorte, le visioni che si hanno nelle persone che sono in coma, vengono rianimate e tornano alla vita. Bene, siccome abbiamo un libro su questo, faremo un'analisi di quelle sensazioni e qual è la visione del paganesimo e della stregoneria rispetto a queste. Vi ricordo che c'è un libro scritto apposta su questo tipo di sensazioni, su questo tipo di effetti, proprio partendo da una conferenza che è stata tenuta a San Marino un paio d'anni fa. E presenteremo anche ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Praticamente presenteremo due lavori del paganesimo e della stregoneria che ci identificano due concetti fondamentali, cioè come l'uomo si pone davanti alla morte attraverso le sensazioni dei risvegliati dal coma, insomma, che è un classico, e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che in tutti i paganesimi ci sono delle vie alla stregoneria, ci sono dei percorsi di trasformazione che portano ad affrontare proprio gli effetti di premorte. Invece nel periodo dei Saturnali presenteremo il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Nel periodo dei Lupercali presenteremo il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta, anche se il libro non viene venduto, la teoria la esponiamo insieme al Sentiero d'Oro. Dopodiché, in date da destinarsi, presenteremo il Crogiolo dello Stregone, che ormai è terminato, e Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Sempre data da destinarsi perché il lavoro non è ancora ultimato, anche se sto lavorando moltissimo per riuscire a portarlo avanti. Detto questo, ogni primo martedì di ogni mese c'è l'incontro con Franco e vedremo di riuscire ad esserci nei limiti del possibile. Il crogiolo dello stregone è un riconoscimento di ciò che siamo in questo momento, cioè il fatto che noi siamo educati dal cristianesimo ad essere in ginocchio, ad essere sottomessi. Il crogiolo dello stregone è l'arte, la magia attraverso la quale sottrarci dalla posizione in ginocchio. Sottrarsi dalla posizione in ginocchio non è fatto attraverso un bel ragionamento, non è fatto attraverso un bel discorso, non è fatto attraverso l'individuazione di cose. Sottrarsi dalla posizione in ginocchio è un atto di magia, è un atto di stregoneria, è un atto di determinazione soggettiva, è un atto di volontà prolungato nello spazio e nel tempo. E questo, per fare questo atto abbiamo individuato in questo momento gli elementi del crogiolo dello stregone, che vengono scritti in maniera generica, generale, proprio perché ogni individuo deve dare la propria interpretazione e adattarli nel corso della propria vita, nell'affrontare le condizioni della propria esistenza. Dopodiché abbiamo scritto il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, perché una volta che la persona si sottrae dalla posizione in ginocchio, costruisce delle relazioni col mondo che la circonda e riconosce nel mondo che la circonda la sua stessa volontà, le sue stesse determinazioni, la sua stessa e nelle tensioni anche la direzione e la volontà, per cui la persona costruisce delle relazioni con uguali a se stessa. Uguali a se stessa significa riconoscere negli altri degli dèi, e si riconosce negli altri degli dèi solo nella misura in cui si sviluppa il Dio che cresce dentro di noi.
Dopodiché abbiamo detto c'è la terza parte del crogiolo dello stregone, che è il crogiolo del male, cioè come l'arte della magia nera attraverso il quale i cristiani mettono in ginocchio gli esseri umani. Ebbene, proprio del crogiolo del male, oggi parliamo di palpare il mondo nel crogiolo del male. Dopodiché praticamente il discorso verrà continuato con la Teresa di Calcutta, di cui Francesco vi parlerà Francesco di tutto quello che lui ha letto e tutto quello che noi sappiamo, insomma. Se beh, ricordo che poi alla fine chi vorrà intervenire e chiedere qualcosa può sempre chiamare lo 049 700 700. Mi metto, mi ritengo sempre in diritto di buttare giù tutte le telefonate che ritengo di buttare giù le Sì, è anche telefonate, perché giusto. questa è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, non è la trasmissione di Wojtyla. Se voi andate da Wojtyla potete dirgli tutte le cazzate che volete, siete padronissimi a farlo, si arrangerà Wojtyla. Mentre invece se telefonate a me e parlate con me, io mi ritengo in diritto di buttare giù tutte le telefonate e di trattare tutti i radioascoltatori nel modo con cui io ritengo che vadino trattati. Per cui se telefonate qui sapete che qui trovate uno che decide in maniera soggettiva. Perché ricordatevi sempre che la visione pagana della vita è sempre una visione soggettiva. Ogni persona davanti allo stesso fenomeno ha delle esternazioni soggettive, cioè ha delle rappresentazioni soggettive, ha dei modi di essere soggettivi. E proprio partendo da quella soggettività, quella persona può costruire il futuro. Se non si parte dalla propria soggettività, non si costruisce niente. Se si parte da un'oggettività imposta, si impone una verità per cui si distrugge ogni cammino di eternità. Se è chiaro questo, dopo regolatevi voi. Ok. Dal crogiolo del male, palpare il mondo nel crogiolo del male. Palpare il mondo nel crogiolo del male ha vari significati. Accenneremo prevalentemente ad un solo aspetto, un appunto per un significato. Quando un individuo palpa il mondo palpa l'individuo. Come l'individuo modifica il mondo, così il mondo modifica l'individuo. L'attività di un individuo volta alla modificazione delle relazioni sociali ha come ritorno il contenuto delle relazioni che vuole modificare. Se le relazioni che gli vuole imporre sono relazioni di vita in contrapposizione a relazioni costruite attraverso la pulsione di morte, quanto gli ritorna è pulsione di morte, e questo lo vedremo meglio con la Teresa di Calcutta dopo. Il suo potere dovrebbe essere sufficientemente forte per riaccelerare quanto gli viene incontro, trasformarlo. Costruire delle strutture e delle relazioni affinché la pulsione di morte che gli si ritorce contro nell'esercizio della sua attività non sia tale da danneggiare lo sviluppo del suo percorso o da deviarne la direzione. Purtroppo palpare il mondo attraverso l'impegno nelle relazioni sociali ha come ritorno l'adesione dell'individuo alle relazioni sociali stesse. E questo è il caso dei cosiddetti rivoluzionari, quelli che vogliono cambiare violentemente e radicalmente il sistema sociale in cui vivono e che alla fine della loro vita diventano i migliori artefici di quel sistema coercitivo stesso e della fissità delle relazioni che impone. È il caso del mangiapreti che si converte in punto di morte. L'individuo palpa il mondo e tenta di modificare le relazioni. Mentre l'individuo palpa il mondo palpa l'individuo e ne modifica direzione e qualità della sua energia vitale. L'individuo viene sconfitto nel palpare il mondo attraverso le relazioni sociali, quando diventa agente promotore di quelle relazioni stesse. Quando, anziché riconoscere la propria sconfitta, afferma che quanto lui sognava era solo utopia e che la realtà è quanto esiste. E per riaffermare quanto esiste, diventa agente guardiano della realtà stessa, dimenticando che che lui chiamava utopia, dalla quale attingeva la forza per costruire il suo futuro. Dimenticando quella che lui chiamava utopia, dalla quale attingeva la forza per costruire il suo futuro. Così nella manipolazione della materia, la materia trasforma l'individuo, ma l'individuo non vive di sola manipolazione della materia, non vive del solo sviluppo del potere di essere attraverso la manipolazione della materia. Ci sono forze che gli dicono che sporcarsi le mani per manipolare la materia è sporco, e le strutture sociali attribuiscono un scarso valore economico a quegli individui che vivono manipolando la materia. Chi te lo fa fare di sporcarti le mani?
Quando questo sentimento prevale sull'individuo, il palpare il mondo è stato sconfitto e l'individuo cercherà chi per esso manipolerà la materia e tenterà di vendere e commerciare quella manipolazione che farà propria attraverso dei meccanismi sociali di cui esso sarà il difensore e artefice di nuovi adattamenti funzionali per impedire a chi manipola la materia di costruire il proprio potere di essere. La manipolazione della materia è anche manipolazione delle tensioni, manipolazioni della vita, eccetera, intesa come lavoro dovrà essere soltanto fatica, una fatica che non rende economicamente e socialmente, ma che distrugge chi la pratica in funzione di chi di quella fatica ne fa commercio per sviluppare il proprio potere di avere. Quando si combattono lotte sociali per la giustizia, si combattono lasciando qualche cosa di se stessi sul terreno, si combattono rinunciando a qualche altra cosa, si combattono sacrificando qualche cosa che avremmo potuto usare per costruirci. Il bambino, costretto ad una battaglia con genitori violenti o con genitori cattolici, che non rispettano il suo diritto a determinare l'esistenza, vince quella battaglia perché egli cresce e i genitori invecchiano, ma la sua vita rimane menomata. Quella battaglia può aver esaurito le sue forze qualora non sia riuscito a superare i mutamenti e lo spazio in cui agire, coinvolgendo altri settori sociali nella sua lotta, estendendo il diritto alla giustizia, chiamandolo il diritto sociale. Combattere, lottare, non è privo di sacrificio. Chi lotta per un obiettivo paga il raggiungimento con se stesso. Quel raggiungimento ha valore, è importante, soltanto se incontra l'apprezzamento degli stregoni. Se cioè serve per gradino sul quale arrampicare il divenire degli esseri umani. Palpare il mondo è in definitiva il vivere degli esseri umani e la loro attività nelle contraddizioni fra gli esseri umani e loro stessi, fra loro stessi e l'essere natura, fra loro stessi e la costruzione dei loro cammini di libertà. Il crogiolo del male deve storpiare ogni cosa. L'essere umano tenta di costruire in quanto ogni costruzione annienta il crogiolo del male. Così la lotta per la giustizia deve essere stuprata. Tu non lotti contro la giustizia, ma perché vuoi prendere il suo posto, il posto dell'aguzzino, afferma il tiranno. Il crogiolo del male concepisce l'esistenza del divenire e della costruzione di sé come nemico orrido da distruggere. Non concepisce nessun respiro di libertà se non come il demonio, il fare di Satana, contro il quale egli si atteggia giustiziere, ma è solo forma con la quale annebbiare gli occhi degli esseri umani, truffa da spacciare. Palpare il mondo viene combattuto dal crogiolo del male come fosse l'unica cosa che esiste alla quale egli può opporsi, in due modi, rendendo antieconomico e antisociale il palpare il mondo e facendo sì che l'oggetto della palpazione danneggi l'individuo. Io so fare delle belle statue, so trarre la vita dalla creta, con me il legno soddisfa i bisogni degli esseri umani. Il crogiolo del male agisce subito dopo, le belle statue tu non le mangi, e io ti impedisco di conoscere le persone che potrebbero essere interessate a tanta bellezza. Io ti sottraggo le statue, non vedi, stai morendo di fame, dammi le tue statue, o i tuoi dipinti, diceva l'oste a Ligabue, dammi i tuoi quadri in cambio di un piatto di minestra. Quale vita sai trarre dalla creta? La puoi mangiare o ci puoi far studiare i tuoi figli? Non vedi che non ti serve a nulla? Dammi quanto fai e io ti farò sopravvivere. Il crogiolo del male stupra gli individui. Una volta che li ha stuprati, li spinge ad appropriarsi di quanto è utile per allevare il proprio diritto allo stupro della vita. Quanto è furbo chi vive nel crogiolo del male. Quanto è esposto chi cerca la giustizia per giustizia, chi palpa il mondo per costruire il suo potere di essere. Egli è un puro, non ha malizia, e nel non aver malizia e nell'essere un puro distrugge gli altri esseri umani permettendo ai detentori del potere di avere di distruggere i loro cammini di libertà. Permette ai detentori del potere di avere di organizzarsi aspettando che chi costruisce il proprio potere di essere sia debole e indifeso per annientarlo. Quanto squallore. Così ogni potere di avere distrugge ogni cammino di giustizia. La giustizia non è una cosa che si conquista, è una cosa che si costruisce all'interno del fare degli esseri umani e una volta conquistata e costruita deve essere trasmessa come un valore che ci travolge. Leggiamo dal giornale Il Gazzettino del 16 giugno 1998 un articolo a firma di A. Bandini dal titolo «Si converte norma degli angeli». Diventa cattolica la donna simbolo del diritto di aborto, Norma McCorvey, che con il pseudonimo di Jane Roe fu protagonista di una lunga battaglia giudiziaria culminata con la legalizzazione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti dell'interruzione volontaria di gravidanza,
ha deciso di convertirsi. È stata Norma stessa ad annunciare la sua scelta nella chiesa della Trinità di Waco, città del Texas, famosa per il rogo in cui perirono i fanatici della setta davidica dopo un lungo assedio della Polizia Federale. Il cammino della conversione, cominciato nel 95, culminerà fra qualche mese a Roma quando la donna riceverà il sacramento della cresima. Norma McCorvey è nata cattolica e venne battezzata da bambina. Si è avvicinata alla fede, ha spiegato, dopo aver visto la presenza costante, devota e pacifica degli antiabortisti cattolici davanti alle cliniche abortiste, le cosiddette fabbriche degli angeli. Norma, o Miss Norma, come si fa a chiamare adesso, ha 49 anni. E da che è nata, dal connubio fallito di una cameriera e di un soldato, ne ha viste proprio di tutti i colori. Protagonista involontaria delle grandi battaglie morali e sociali dell'America di questo secolo, è stata una bambina maltrattata, un'adolescente stuprata, una sposa bambina, una ragazza madre, si è prostituita, ha bevuto fino a perdere i sensi, ha usato e venduto droga. Per 20 anni, lesbica dichiarata. La battaglia legale che la rese famosa risale al 1970. 3 anni dopo, raggiunta la Corte Suprema, si trasformò in una causa celebre che il 22 gennaio 1973 servì a legalizzare l'aborto negli Stati Uniti. Per anni, dopo la sentenza, Jean Roe aveva vissuto sotto pseudonimo, tenendo nascosto il suo ruolo perfino a Connie Gonzalez, la donna con cui aveva una relazione. Nel 1989, tuttavia, Norma aveva scelto di uscire allo scoperto, mettendo la sua vera identità di donna e di lesbica a servizio dei movimenti per l'aborto. Aveva fatto comizi e rischiato la vita fino a 3 anni fa, quando ha abbracciato le convinzioni dei suoi ex arcinemici del diritto alla vita. Adesso non teme più per la sua vita. Mentre l'essere umano palpa il mondo per chiedere giustizia e per modificare le direzioni di sviluppo, il mondo palpa l'essere umano. Così Don Quixote è solo nel suo assalto al mulino a vento. Le sue battaglie sono fuoco che lo divora, ma c'è solo il fuoco. Il mondo non gli cammina a fianco, non lo sorregge, nelle lunghe notti di silenzio. Il mondo plasma Don Quixote che può alla fine contare solo su se stesso. Quando la cavalcata non è una dilatazione nell'infinito, diventa poco a poco una giustificazione dell'esistenza. Quando diventa una giustificazione dell'esistenza, l'individuo si sta difendendo dalla pulsione di morte che prende possesso del suo fare. Così, da carcerato che tenta di forzare il filo spinato del campo di sterminio in cui è rinchiuso, si trasforma in gendarme a difesa dello stesso contro i tentativi degli altri reclusi di evadere. La determinazione di se stessi nella richiesta di giustizia è una sconfitta quando la richiesta di giustizia non è un momento di sviluppo del proprio essere, ma è giustificazione e fine della propria esistenza. Così la pulsione di morte si può appropriare dell'individuo. Ecco il mangiapreti, il ribelle. Lo abbiamo qui in ginocchio sottomesso, così farà fine Norma. Volevi combatterci e ora hai capito che siamo noi i tuoi padroni, eh? Tinchini sottomettendoti. Ecco, noi ti diamo il guinzaglio dell'obbedienza. Abbaia, azzanna e sgozza quei cattivi che non vogliono che noi regniamo su di loro. Cos'era il sesso per questa donna? Maltrattamento, stupro, parti precoci, esattamente come piace ai cristiani. Era una bestia per partorire. Come bestia che partorisce miseria, lei si è ribellata. Ha tentato di imporre le proprie determinazioni e in quel tentativo lei è stata sconfitta. I cattolici l'hanno stuprata e quando lei si è ribellata loro gli hanno spiegato che era giusto che i cattolici la stuprassero, in quanto lei non era una persona ma oggetto nelle mani del loro Dio padrone. Tentava di determinare se stessa e gli altri esseri umani. Non compresero che quello era l'unico punto importante per poter continuare a palpare il mondo. Ogni Don Quixote che non è in grado di risalire su un ronzinante è una grave sconfitta per il sistema sociale in cui questo accade. Il sistema sociale, anziché ampliarsi, tende a rattrappirsi su se stesso. Ogni Don Quixote è prezioso, ma viene distrutto attraverso i Don Quixote neri, quelli che costruiscono l'illusione e l'apparenza dietro la quale nascondere il divenire umano. Seguitemi e costruiremo la libertà, dichiarano alcuni. Seguire e libertà sono antitetici. Quando si chiede loro che cos'è libertà, il respiro si fa affannoso. Ti guardano come se tu fossi un marziano. Come? Non sai che cos'è la libertà? Tu devi ben sapere che cos'è la libertà. Certo, io so che cos'è. So cos'è per me, nel mio sistema di pensiero, nel mio modo di guardare la vita. Ma tu spiegami il tuo e spiegami quali ostacoli intendi rimuovere per la sua realizzazione. Ed ecco i Don Quixote neri, coloro che giocano con l'apparenza, che rivelano
come loro intendono libertà, come il loro diritto a trattare chiunque come schiavi e di farne commercio, libertà come diritto a costruire campi di sterminio o pratiche di sottomissione nei confronti di chi non si può difendere. I Don Chisciotte neri giocano sull'apparenza, sull'imbroglio del fraintendimento, del non significato, dell'illusione. Solo Dio è buono, dice il pazzo di Nazareth. E così ognuno intende per buono quanto vuole intendere, immagina quanto vuole immaginare, e così diciamo con Tiziano. Di ciò che va oltre beffarda sovrana, deride anche l'ultimo sforzo la morte, che vela nel dubbio la visione arcana, perché non si sa quale sia la sorte. Di chi solo e sazio abbandona la corte, di chi senza scampo la vita allontana, quando nel cuore un sussurro di morte riduce il banchetto ad opera vana. Ridammi il pianeta, la luce del sole, non era donato quel pranzo regale, il mondo ho riempito di inutili parole. La morte ha deriso lo sforzo fatale, perché ora sa che sono solo parole, l'idea che tutto è finzione del male. La finzione prevale sul significato. Ciò non è fine a se stessa. Quando un Don Chisciotte si presenta in scena, ecco subito il coro di chi lo accusa di essere un imbroglione, come quelli che lo hanno preceduto. Da chi sono espresse quelle accuse? Da coloro che avevano precedentemente appoggiato l'imbroglione nella sua attività di ingannatore, da coloro che si erano rifiutati di palpare il mondo diventando essi stessi imbroglioni. Così il crogiolo del male costruisce attraverso la distruzione i suoi guardiani affinché il male continui a distruggere il divenire degli esseri umani. Impedire all'essere umano di palpare il mondo traendone piacere emotivo di sviluppo della propria esistenza è uno dei compiti fondamentali del crogiolo del male, e la Teresa di Calcutta in questo è la maestra. Eppure quando si giunge a provare orgoglio per quanto si riesce a fare da soli, con le proprie forze, significa che nel farlo si è generata una modificazione di se stessi, nel senso della dilatazione del proprio fare nel mondo in cui si vive, si è alimentato il proprio potere di essere. Il crogiolo del male ha elaborato tutto un complesso di elementi attraverso i quali diventa controproducente affrontare la vita all'interno del potere di avere se si è dei costruttori, mentre diventa producente se si agisce appropriandosi del lavoro di altre mani. Le gerarchie cattoliche hanno teso fin dall'inizio della loro esistenza ad appropriarsi di quanto le mani costruivano e rendevano il lavoro insicuro, nocivo, faticoso, proprio per impedire ai produttori di sviluppare la loro magia nel fare. Stuprare le mani era ed è un imperativo cattolico che fu aggirato dagli alchimisti, che scoprirono come manipolando la materia si riesce a manipolare se stessi. Grazie ai vari Don Chisciotte, il lavoro come momento di distruzione umana si è un po' attenuato, ma il crogiolo del male è pronto a ritrasformare il lavoro come momento di distruzione, impedire agli esseri umani di provare piacere nell'essere dei costruttori. È arte che viene messa in atto fin nei bambini, in modo da insegnare loro che è più conveniente vivere sottraendo il lavoro ad altre mani che non agendo con le proprie. Riconquistare il diritto a palpare il mondo significa riconquistare il diritto a fondere le correnti vegetative del nostro corpo con le correnti vegetative che dal mondo si muovono verso di noi. Significa diventare parte del mondo, riprendendo il nostro posto vegetativo che il corpo del male trae attraverso la scienza come espressione della pulsione di morte che esprime. E questo è il palpare il mondo nel crogiolo del male, come il crogiolo del male distrugge la voglia degli esseri umani di palpare il mondo. E vi ricordo una cosa per inciso, dopo questo, dopodiché lascerò la parola a Francesco, che vi parlerà della Teresa di Calcutta, che è l'espressione più significativa come persona della pulsione di morte. Voglio dirvi qualcosa: noi come pagani sappiamo benissimo che attaccare il cristianesimo è solo una battaglia contingente. Cioè, il cristianesimo non è un'ideologia, un modo di essere, un modo di proporre che sia assoluto, che sia formato in se stesso, ma è una rappresentazione pratica della pulsione di morte, cioè dell'assoggettamento degli individui. È come applicare praticamente l'assoggettamento degli individui. Però siccome in questo momento è questa la battaglia da fare, questa battaglia facciamo. Però tutti i pagani devono sapere, e sicuramente sanno, che è la pulsione di morte il vero nemico, non tanto il cristianesimo. Il cristianesimo è rappresentazione. E adesso lascio la voce a Francesco. Sì, allora, io appunto parto parlando di Madre Teresa di Calcutta. Diciamo che il caso non esiste, ha voluto che proprio ne parliamo, non lo sapevamo neanche noi, che oggi era l'anniversario della morte. Benissimo, siccome hanno cominciato a gonfiare i mass media tutta una campagna a favore di Madre Teresa di Calcutta, di elogiarlo, sarà bene cominciare ad andare a sgonfiare questa menzogna, questa montatura, anche perché Madre Teresa di Calcutta ha sempre utilizzato molto molto bene
tutti quanti gli strumenti che potevano esserci per poter farsi la pubblicità e tutti quanti i mass media. E io avevo ricordato tempo addietro che esisteva un libro in inglese dedicato a Madre Teresa di Calcutta. Per fortuna i nostri amici della libreria Sottomondo di Treviso sono riusciti a recuperare un'edizione in italiano di questo libro. Questo libro è di difficile reperimento. Loro hanno fatto uno sforzo enorme e ne hanno recuperato un po' di copie che tengono in libreria. Perché da quanto si è saputo per vie ufficiose, il libro era uscito in prossimità della morte di Madre Teresa di Calcutta e la casa editrice l'ha ritirato dal mercato. Questo non si sa perché l'abbia fatto, se l'abbia fatto su pressioni, su volontà, se ha sentito che l'aria non era la più positiva. Comunque questo libro è di difficile reperimento. Per chi vuole lo può sempre recuperare appunto alla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso. Allora, diamo il titolo del libro, Francesco. Il libro si chiama Christopher Hitchens, La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa di Calcutta. E le edizioni sono minimum fax. Ecco, è un libro che... L'ideale sarebbe... Costa 15.000 lire il libro, non costa chissà che cifra. L'ideale sarebbe leggerlo tutto, però sarebbe troppo lungo, insomma. Fate uno sforzo, visto che per fortuna è in italiano, di andarlo a leggere, anche perché serve chiaramente a demistificare, a dire veramente la verità di chi era Madre Teresa di Calcutta. Allora, per farne una guida di lettura, ne parlarne un po', cominciamo a spendere due parole. Perché Madre Teresa di Calcutta aiutava i poveri? Non certo aiutava i poveri perché sentissero che c'era un bisogno che gli veniva dalla sua cultura, dalla sua informazione, dalla sua natura di aiutarli, ma perché aiutando i poveri gli permetteva assolutamente di entrare in contatto con Dio, perché Dio diceva, se voi mi amate, aiutate i poveri perché troverete i poveri in me. Perciò i poveri erano uno strumento che gli permetteva di raggiungere Dio, di arrivare alla santità. A lei non interessava che non ci fossero più poveri, più gente che soffrisse, ma le interessava che ci fosse gente che soffrisse, perché aiutando questa gente, perché Dio gliel'aveva detto, lei poteva arrivare a essere vicina a Dio e poteva farsi benvolere da Dio e alla fine poteva arrivare alla santità, a diventare una santa. Di conseguenza era soltanto strumentale questo. E lo faceva non perché lei vedeva in questo delle persone che andavano non aiutate, a cui bisognava stare vicino, ma perché Dio lo diceva ed era un mezzo appunto per arrivare alla santità. Se poi queste continuassero a soffrire, anzi era meglio, che più soffrivano meglio era, perché questa sofferenza le faceva rendere simili a Cristo, di conseguenza era già una forma di violenza. Allora cominciamo a vedere qual è il suo comportamento. Nell'introduzione, ecco, una cosa che nel libro italiano manca, che io ho lì anche l'edizione inglese, sono le foto che vanno a commentare questo percorso tragico e mostruoso di Madre Teresa di Calcutta. E c'è appunto una scena che è stata anche filmata, tra l'altro l'ha anche riconosciuta Madre Teresa di Calcutta, in cui dice, il dialogo, il povero sta per morire e siccome muore da malato, soffre orribilmente, rantola e si contorce, il tutto è filmato da cinepresa. Madre Teresa, in piedi di fronte a lui, gli tiene la mano e volge lo sguardo dritto in camera, per venire fuori meglio, dice prima descrive la malattia di quel povero, un cancro allo stato terminale, poi gli dice al povero, stai soffrendo come Cristo sulla croce, sicuramente è Gesù che ti sta baciando. E il povero risponde, allora, per favore, digli di smettere di baciarmi. Questo appunto è già uno dei comportamenti che dice chiaramente qual era il suo rapporto e come era indirizzato appunto verso la sofferenza. Logicamente cosa succede? Che il concetto di questo tipo di sofferenza diventa determinante, perché diventa anche violenza. Di conseguenza non è una violenza diretta, è una violenza manifestata. Di conseguenza non è una violenza che noi possiamo vedere palese. Tutto quanto appunto viene fatto con un'apparenza di dolcezza, di bontà, ma alla fine c'è chiaramente la volontà di fare soffrire, di lasciare soffrire, proprio perché questo qua lo rende simile a Cristo, di conseguenza la sofferenza lo porta a migliorare, a essere simile a Cristo. Questa posizione non è solo della cosiddetta Madre Teresa di Calcutta, ma lo stesso Padre Pio, che è citato sempre in questa introduzione, dice che se uno soffre è sempre Gesù che lo aiuta, e testuale dice Gesù ti volti e ti rivolti quanto gli pare e piace. E poi aggiunge, se le piaghe non basteranno, allora vorrà dire che faremo piaghe su piaghe. Cioè non cercare l'aiuto per qualcuno, non cercare di aiutarlo, ma lasciarlo soffrire, più soffre, più lo rende simile a Dio. E allora appunto, sempre per questo motivo, cioè proprio la povertà è uno strumento che serve al santo per poter assistere i poveri, poter assistere il malato e diventare sempre utile per la sua santità, cioè il povero è sempre uno strumento.
E anche il discorso di dire io sono povero, voi dovete farmi la carità, cosa fa questi santi? Dice, chiedi soldi per sanare la povertà a chi genera la povertà. Cioè praticamente non rimuove le cause. Le persone che vanno a sfruttare il terzo mondo con le industrie, con le chimiche, con le lavorazioni. Lei non combatte queste persone, non dà la possibilità a queste persone di dire mi ribello. No, loro devono sottostare e i soldi gli verranno dati da sempre da chi crea la povertà e da chi gestisce la povertà e da chi utilizza la povertà. Anche la povertà fa comodo. E poi vedremo appunto anche come si comporta per mantenere la povertà Madre Teresa di Calcutta in India. Logicamente, per avere soldi bisogna creare una struttura di pubblicità, di farsi conoscere, di farsi sapere, di far sapere che si è bravi. E d'altronde cosa succede? Qualsiasi cosa è utile pur di avere soldi. Nel libro c'è una foto in cui Madre Teresa di Calcutta riceve $10,000 da uno dei tanti telepredicatori americani. Benissimo, questo qui fa parte di una setta cristiana, logicamente, è uno che ha affermato che per quanto conoscenza lui supera addirittura, come dice, che ha affermato questo John Roger, che è capo di questa setta cristiana, dice che ha una coscienza spirituale superiore a quella di Gesù Cristo. Beh, noi sappiamo che Gesù Cristo come coscienza spirituale non aveva assolutamente niente. Se lui l'aveva superiore vuol dire che veramente era un buco nero. Beh, superiore a zero è zero. Cioè, andiamo in negativo. Ecco, questo qui offre $10,000 a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta non ha nessun problema a farsi fotografare assieme. Siccome la foto non viene tanto bene, decidono di piazzare dietro dei finti sofferenti, dei finti malati, dei finti poveri di Calcutta, al fine di aumentarsi le pubblicità. E lei non si crea nessun problema di andare da queste persone ed avere i soldi. La pubblicità, i mass media fanno di tutto per gonfiare Madre Teresa di Calcutta. Lo stanno già facendo sulle televisioni, sui giornali. Benissimo. Nel libro c'è la testimonianza di un operatore. Loro sono andati a fare un filmato in India e avevano avuto, tra l'altro citano anche la casa che aveva fatto le pellicole, la Kodak, gli aveva inviato delle nuove pellicole sensibili all'oscurità. E cosa succede? Fanno delle riprese all'interno del luogo dove questi poveri moribondi vengono messi a morire senza nessuna assistenza o con assistenza quasi nulla. E le riprese riescono. Loro non avevano testato le pellicole. Le pellicole erano di buona qualità. E dice qua, citando sempre sia il regista e citando sia l'operatore, dice fa: io stavo per quasi in studio quando stavo vedendo le pellicole, stavo per gridare viva la Kodak, dice fa, perché la Kodak è a fonte delle buone pellicole, fa. Però il regista hanno detto: non possiamo dire che abbiamo filmato Madre Teresa di Calcutta perché la Kodak è stata delle buone pellicole. Diremo che la luce che c'era, che ci ha fatto riprendere i poveri, era la luce di Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta ha fatto un miracolo. E questo ci dimostra la falsità in cui si arriva pur di documentarlo. E questa frase in cui dice evviva la Kodak e che regista dice fa no, è il miracolo, è la luce di Madre Teresa di Calcutta, è riportata fra virgolette e c'è anche il nome di chi ha fatto le riprese. E questo qui significa chiaramente creare la menzogna, la falsità, fare qualsiasi cosa pur di ottenere pubblicità, pur di ottenere finanziamenti, pur di avere sempre qualcosa con cui poter fare. Ma qual è anche uno scopo fondamentale di tutte le suore che si rifanno a Madre Teresa di Calcutta? È un'opera molto subdola. Loro non lo fanno appunto per i poveri, loro lo fanno con uno spirito missionario, cioè nel senso che il loro scopo è quello di far proseliti. Quando uno viene ricoverato nelle loro case, non ha diritto di ricevere né i parenti né gli amici, neanche se sta male, neanche se è morente. E addirittura ci sono le istruzioni in cui si dice che le suore hanno l'obbligo di battezzare di nascosto queste persone. Logicamente questo non si deve far sapere, perché logicamente gli induisti e i musulmani ne avrebbero qualcosa da ridire. E allora bisogna farlo di nascosto in maniera tale che questa persona muoia da cristiano e viene indicato quali devono essere i comportamenti, i movimenti che le suore devono fare per battezzare di nascosto queste persone, cioè nel senso di dire, vabbè, tu sei incapace di poter decidere perché stai soffrendo, stai morendo, benissimo, io ne approfitto, tanto, come c'è scritto nelle case di Madre Teresa di Calcutta, fa, oggi vado in paradiso, perciò che vai in paradiso, meglio che ti vada in paradiso da cristiano, io ti battezzo di nascosto. Allora, poi si viene a raccontare che queste appunto case si fa la cura delle persone, siccome le malattie. Io, come dice spesso Franco, non riesco a capire se sia filosofia,
sia convinzione, se quello che dici è tratto da un qualche cosa. È tratto da un libro. Ti sento poco, scusami. Sì, beh, è un libro. È tratto da un libro. È tratto da un libro, ma fatto da chi? Da Christopher Hitchens, che ha fatto un'analisi sul lavoro della Teresa di Calcutta. Scusami, sono in diretta per caso? Sì, sei in diretta. Sì. Ah, ecco, perché non ho la radio, non sento. Volevo, ecco. Christopher Hitchens, La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa. Guarda, io per tante cose, per la Chiesa, sono d'accordo, no? E così come per Maria Teresa di Calcutta, sono d'accordissimo. Però, con voi. Però, secondo te, tutti i pagani, ammesso per me, per te, per sì. me c'è, ammesso per te che ci sia un al di là, che sia esistito Cristo? Beh, Cristo non è esistito. Sono andati in paradiso, no, oppure... Allora, forse non ci hai seguito molto bene, Comunque ti do la risposta per radio. Scusa un momento, perché guarda, io ti potrei citare un qualche cosa. Se tu conosci le bucoliche di Virgilio... Sì, sua cosina, sì. All'ottava bucolica, al 75esimo rigo, 75, c'è scritto Numero Deus Impare Gaudet, che significa che Dio gradisce il numero impari, che è la Santissima Trinità. Qui già Virgilio era alla ricerca... Ma guarda che le triadi romane sono antichissime, Cerere, Liber, Libera, Marte, Giove, Quirino, Minerva, Giunone e Giove, le triadi romane erano antichissime. Vabbè, per ma volevo dire che lui non credeva agli dèi. No, ma vedi, questa qua è questa qua. Era un ispirato, no, era no, già un essere. No. Questo è il classico trucco dei cristiani di dire, appunto, di falsificare la storia, di dire appunto. Ho motivo di dirtelo, guarda. Nella natura degli dèi di Cicerone sono fatte sparire delle pagine dei copisti. Comunque nelle bucoliche non è sparita questa frase. Sì, ma la frase c'è, ma ce ne sono anche tante altre. Ecco. La difficoltà dei cristiani per i romani è di avere odio, no? Cioè il termine odio, adesso non mi ricordo le declinazioni latine, anche perché è mia figlia che mi dà ste dritte, perché io non so il latino, il termine odio non c'è, per cui hanno dovuto inventarlo attraversando da un'altra forma, perché l'invocazione non esiste in latino, cioè nelle vecchie declinazioni, dopo hanno dovuto costruirla dopo, cioè molto, molto recente. Vabbè, Claudio, io li... Per cui il fatto che dopo Virgilio abbia messo questo, abbia fatto un altro, possono essere benissimo sia sì, sì, no, ma insomma è morto 19 anni avanti Cristo. Vabbè, ti do una risposta di attualità. La morte di Cristo. Sì, no, ma ti do una risposta di attualità, anche, guarda. Anche Platone e Socrate hanno questa visione che dopo i cristiani usano per le loro funzioni. Però non è una questione di ispirazioni, è proprio un modo con cui lavorare, ma non perché siano ispirati col Dio unico. Comunque, tu puoi credere quello che vuoi. Tu credi in un'epoca in cui tutti credevano agli dèi? Così qualcuno invece si ispirasse a qualcosa di soprannaturale che era il Dio? C'è qualcuno che cercava di avere una setta, di avere il mandato del Dio per avere possedere le persone. Questo è iniziato. E dopo questo si è radicalizzato. Questa è la tua convinzione. No, vorrei tanto poterti, se avessi salute, poterti avere a casa mia e farti vedere certe cose, certi scritti, certe cose. Ma guarda, che penso dovremmo discuterne per settimane e settimane. Comunque, per carità, io ho telefonato solo perché sinceramente è molto contorto quello che state dicendo. Può essere che sia ignorante io, ma è contorto, difficile è capirvi, contorto, insomma. È contorto, sono d'accordo con te, è contorto. Ecco, va bene? Ciao. Ciao. Prima di lasciare un attimo, però, posso un attimo? Sì, no, ma... L'amica ha ragione, nel senso, in che senso ha ragione? Che quello che diciamo noi è estremamente contorto. Perché questo? Perché noi dobbiamo scardinare il condizionamento educazionale. Quello che lei dice su Virgilio e anche su altri autori, cioè il tentativo di... parlare del cosiddetto Dio unico
non è una cosa che è stata fatta solo dai cristiani. Voi pensate che in quel momento stavano arrivando dall'Oriente tutte le religioni misteriche. Cioè Mitra, per esempio, il mitrianesimo, parlava, c'era anche là la visione di un Dio unico o comunque di un Dio più importante degli altri o emanazioni. Per cui tutto questo si rifletteva anche negli scritti, che dopo i cristiani lo abbiano usato, quell'altro discorso. Quello che noi diciamo sempre, ricordatevi questo, il cristianesimo ha continuato l'operazione che ha iniziato Cesare Augusto. Cesare Augusto ha detto io sono l'uomo Dio e il cristianesimo l'ha continuata. Adesso lascio Francesco. No, beh, ecco, io voglio fare un inciso così, tanto così si è chiaro in questo argomento, di dire ma i testi antichi dicono questo, dicono quell'altro. Allora voglio citare un argomento di attualità. Tra poco si aprirà a Venezia una mostra sui Maya, benissimo. Questa mostra sui Maya viene fatta dedicata a una popolazione che è completamente stata scomparsa e distrutta anche dai cristiani. Benissimo, quello che noi sappiamo dei Maya lo sappiamo dal vescovo dell'Anda, che è stato quello che ha distrutto il 90% della cultura Maya. Ebbene, quello che sappiamo, il 90% di quello che sappiamo lo sappiamo da lui. Però trovato, è stato trovato iscritti, perché hanno bruciato i testi, però ho trovato l'iscrizione in pietra dopo. Sì, no, però appunto, però quello che noi sappiamo, lo sappiamo perché lui, quando ha saputo che esistevano ancora gruppi di pagani Maya, ha distrutto tutto, ha distrutto tutta la loro cultura, tutti i loro testi, tutti quanti i loro oggetti, e dopo, quando è stato cacciato via perché forse era troppo debole, perché era troppo buono, perché aveva distrutto soltanto il 90% della cultura Maya, si è messo lui a scrivere. E quello che noi sappiamo della descrizione dei Maya, lo dobbiamo il 90% a lui, che è stato il maggiore distruttore della cultura. Di conseguenza io devo pensare che la sua descrizione sia una descrizione tutta quanta oggettiva, staccata dal suo animo di persecuzione, del suo animo cristiano. No, io lo dubito, di conseguenza lo può benissimo aver modificato e aver falsato qualcosa. Comunque, chiuso questo inciso, torniamo sempre a parlare dell'opera appunto criminale e pericolosa di Madre Teresa di Calcutta. C'è un'altra testimonianza che è molto interessante, che è molto utile, e su come vengono fatte le cose all'interno delle case della provvidenza di Madre Teresa di Calcutta, ed è la testimonianza del direttore della rivista medica, una delle più importanti del mondo, che è The Lancet, e in cui lui ribadisce appunto la volontà chiara delle suore che si rifanno a Madre Teresa di Calcutta di usare la cosa della provvidenza. Cioè, per dare un'idea molto semplice, per Madre Teresa di Calcutta non bisogna mai programmare niente, non bisogna mai fare niente, bisogna sempre essere abbandonati a se stessi ed essere abbandonati alla provvidenza, perché Dio è provvidente e penserà a lui a sistemare le cose. E allora, lui dice chiaramente, visitando appunto queste case della provvidenza, dice, ci sono dei medici che si fanno vivi di quando in quando, ma di solito le suore e i volontari prendono le decisioni come meglio possono, cioè nel senso che le cure mediche approssimative, superficiali, vengono fatte dalle suore non preparate, da gente che arriva da una condizione di conoscenza molto bassa e deve utilizzare dei medicinali. E li fa e li usa al meglio, però lo fa perché la volontà dell'ordine è questa, di dire chiaramente deve essere la provvidenza, perciò la suora può essere non avere conoscenze mediche, non avere conoscenze farmaceutiche, però essendoci la provvidenza si penserà a Dio a non sbagliare il medicinale, si penserà a Dio a curarlo, di conseguenza meglio che le cose vanno così. E questa è una testimonianza che è riportata appunto dal direttore di Lancet, proprio perché si ribadisce sempre il concetto proprio della provvidenza. Ci sono addirittura delle testimonianze che vengono dall'interno dell'ordine, e c'è addirittura un'infermiera che dice che è stata stupita, ad esempio, vedeva che venivano usati gli aghi, venivano lavati solo con l'acqua fredda. Qualche volta, quando c'era tempo, quando c'era la volontà, quando c'era la voglia. E questo dice chiaramente, beh, tanto stanno morendo, ricevono poche cure mediche, e di conseguenza la provvidenza che ci penserà, che si sistemerà. E questa è una testimonianza che viene riportata per esteso appunto da uno che era all'interno di questa struttura a cui ha partecipato proprio come volontaria. Una cosa che ad esempio è significativa per quanto riguarda sempre il comportamento loro, di dire chi deve soffrire perché assomiglia a Cristo, è un fatto che può sembrare curioso. Allora, ed è questa è sempre una testimonianza che viene dall'interno di un membro dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta. Dice testualmente, nel Bronx c'era un progetto di aprire un nuovo ospizio per i poveri. Molti dei senza tetto erano malati e avevano bisogno di una sistemazione più stabile di quella offerta del nostro dormitorio. Avevamo acquistato un grande edificio abbandonato dal comune per $1, cioè, che vuol dire che il comune ve lo regaliamo, dal punto di vista simbolico lo pagate.
Un collaboratore si offre di dirigere i lavori e incaricò l'architetto di fare un progetto di ristrutturazione. La normativa ministeriale imponeva l'installazione di un ascensore per i disabili. Madre Teresa non voleva saperne. Allora il comune si offrì di coprire le spese per l'ascensore, ma la proposta fu respinta. Dopo tutte le trattative e i programmi, il progetto per i poveri fu abbandonato perché un ascensore per gli handicappati era una cosa inaccettabile. Chiuse virgolette. Testimonianza diretta, cioè dire... Questo è handicappato, benissimo, deve soffrire. E il comune si offre di fare quei soldi pubblici a dare a loro, perché la normativa lo impone di aiutare gli handicappati, di metterci un ascensore, e Madre Teresa di Calcutta, pur di non rinunciare a questo, di dire pur di non far soffrire le persone, è disposta a chiudere il progetto, tenendo conto che gli avevano dato un edificio grandissimo per un dollaro. E più di fronte all'opposizione diceva, no, allora, visto che non avete i soldi, lo paghiamo noi del comune. E lei si è rifiutata di fare una casa perché imponeva, il comune imponeva di rispettare le leggi che valgono per tutte. Allora le leggi valgono per gli altri. Ma perché lei rifiutava questa possibilità? Proprio perché diceva, se uno è sfortunato, se uno sta male, deve soffrire ancora di più. Meglio così. Cioè, questa è una testimonianza fatta da un interno, da una persona che viveva all'interno della comunità. E questo proprio è chiaramente il sistema di comportamento. E non è che loro lo facessero perché mancassero soldi. Sempre questa testimonianza dice, sul conto corrente, sempre del Bronx, dove hanno avuto un palazzo per un dollaro e dove il comune soffriva di costruire l'ascensore alle spese del comune, nei loro conto correnti c'erano 50 milioni di dollari. Cioè, non so se vi rendete conto della cifra. Benissimo. Sono pari a circa 100 miliardi, circa. Cioè, 100 miliardi solo su un conto corrente della comunità del Bronx di Madre Teresa di Calcutta, e il comune gli dava il palazzo per un dollaro. Il comune diceva ti pago l'ascensore, Madre Teresa diceva no, perché c'è un altro particolare che dice sempre che è legato al costo della provvidenza, della sofferenza, soprattutto della provvidenza. C'era il caso di Roma, mi sembra, in cui la comunità aveva ricevuto dei pomodori in omaggio. Benissimo, le suore avevano talmente tanti pomodori, ed essendo una zona agricola, perché era una zona di periferia, tutti quanti avevano i pomodori. Cosa facciamo? Li buttiamo via? No, li facciamo conserva per l'inverno. Quando Madre Teresa di Calcutta seppe questa notizia, si arrabbiò perché non si dovevano fare provviste. Bisognava sempre lasciarsi fare alla provvidenza. Cioè, comunque questo è un ordine del pazzo di Nazareth, Sì, sì, ma infatti. È Vangelo questo, cioè i Vangeli ufficiali. Cioè il pazzo di Nazareth, quando gli apostoli cercano di fare provviste perché sono preoccupati, no? E vi dice, ma come, non lo sapete? Io moltiplico i pani e i pesci, ma chi ve lo fa fare di costruire il futuro? Chi ve lo fa fare di cercare di provvedere per domani cosa potrà succedere? Tanto qua ci sono qua io che moltiplico i pani e i pesci. Cioè una bufala del genere, cioè una porcheria del genere, ha distrutto milioni e milioni di persone. Ecco, allora... Agganciamoci a un discorso Madre Teresa con un argomento di attualità. Ciao, dimmi. Allora, c'è il caso del Ruanda. Sì, sì. O no? Cosa? Cioè, scusa, ti penso che hai ripetuto Gesù di Nazareth. Sì? Voglio capire se è corretto questo, cioè esisteva Nazareth ai tempi di Gesù o no? Io prendo quello che è ufficialmente come se fosse reale. Sì, no, capito, perché delle volte si dice magari delle cose in modo abitudinario e purtroppo si fa un po' di confusione anche tutto qua, secondo me. Sì, beh, ma Mino, ti ho detto... Ti dallo per capirsi, insomma. Mino, va a stabilire una verità storica, capito? Cioè, io non sono uno storico, neanche un archeologo. Uh-huh. A me mi interessa stabilire una verità dottrinale, cioè un percorso dottrinale. Sì, sì, ma infatti. Perché siccome mi guardo avanti questi quattro Vangeli che sono una porcheria, e siccome questa porcheria ha distrutto la storia, cioè ha trasformato la storia, io devo partire come se questo fosse vero. Sì, forse è più storico Pinocchio che Gesù di Gesù di Nazareth, cioè dal punto di vista storico è più facile sia stato Pinocchio che Gesù di Nazareth, però siccome tutti ne fanno una campagna e dice che esista, siccome esiste una descrizione, noi attacchiamo questa descrizione, insomma. Dopo potrebbe essere nato... Mi riferivo solo al fatto che devo trovare su un testo che cioè il fatto di Nazareth in praticamente che gli ebrei se la spara il mondo quando si ritorna nella terra insieme gli ha portato i idiomi di tutti i paesi dove si era sta. A che punto per esempio la A non aveva più il suono A, a seconda per esempio chi metteva un puntino, due puntini, tre puntini, la T sulla destra, eccetera. Infatti non ha le vocali ebraiche. Sì, sì. Esatto, a quel punto il nazireno
si è stata scambiata Nazareno, quindi c'è una vocale, infatti dopo si andà a Simona alla ricerca e effettivamente abbiamo visto che Nazareth non esisteva ai tempi di Gesù, del giorno dopo, quindi stava per dirvi le volte come che poi nascere le discrepanze, come sì, si chiama. Magari c'era stato un villaggio che si chiamava in maniera diversa. Sì, esatto. Ovviamente. Bon, ciao a tutti. Va bene, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Sì, beh, anche questa è una cosa che era già venuta fuori in un'altra trasmissione, no? Sì. Cioè, infatti, secondo Ivan, lui afferma che c'è stato uno scambio di vocali all'arrivo delle migrazioni, no? Cioè, non c'entra niente con la città di Nazareth. Sì, sì, ma infatti. Ma guardate che di cose ne troverete tantissime, cioè aberrazioni, cioè Gesù per esempio non è mai esistito, però esistevano tutta una serie di maestri gnostici, maestri adonisti, maestri misterici, e voi troverete delle tracce di questo, cioè di queste tracce voi ne troverete sempre, però questo non significa che Gesù sia esistito, significa semplicemente che esistono queste tracce, che esistono tracce di questo pensiero, ma non che sia esistita la persona, non è mai esistita quella persona. Ecco, facciamo ad esempio un altro caso che è anche un argomento di attualità, perché uno dei responsabili dei Tutsi in Ruanda è stato condannato di recente, proprio in questi giorni. Bene, e l'autore dice, fa: Madre Teresa ha mantenuto il silenzio, forse perché la leadership cattolica di quel paese si è resa complice del tentato genocidio della popolazione Tutsi nel 94. Ecco, io voglio ricordare in merito che in Italia ci sono anche 34 sacerdoti responsabili di questo eccidio che sono ospitati in giro, non so da chi e dove. Di conseguenza, già questo è significativo, che ad esempio sul massacro di cui si parla di 800.000, un milione di Tutsi massacrati, Madre Teresa di Calcutta non abbia speso una sola parola contro questo massacro. Ma cos'è che ci interessa moltissimo Madre Teresa di Calcutta? E che secondo lei è il male assoluto in questa società? Lei combatte contro l'aborto. Difatti lei ha fatto tutte quante le campagne anti-abortiste, le ha sempre fatte. Lei si è sempre mobilitata perché combattere contro l'aborto, perché è sempre la provvidenza che deve provvedere a questo. E difatti anche in India tutte le campagne demografiche tentate hanno sempre avuto la condanna e la contestazione da parte di Madre Teresa, proprio perché diceva i bambini vanno fatti nascere, non importa se poi vanno a morire di fame o vengono a morire di malattia nei miei centri, perché in loro c'è vita. Ma questo è significativo, dice, se esiste una situazione, non creare sofferenza, cerca di mantenere, di limitare questa sofferenza. Se esiste una situazione di povertà, cerca che non si manifesti. E invece lei no, lei è sempre stata in giro per il mondo, dicendo appunto che il peggiore guaio era l'aborto, nel senso che era giusto far nascere i bambini ed era anche giusto che questi qua morissero di fame o morissero di povertà o stessero in condizioni disperate. Tanto erano ben voluti da Dio. E questo qua nel libro è sempre riportato che i suoi interventi in tutte quante le parti del mondo affinché ci fosse una normativa contro l'aborto. E questo qui l'ha sempre fatto, ma proprio a lei non interessava che poi questi bambini andassero a morire. No, l'importante è che andassero a nascere. Ecco, un'altra cosa che ben pochi sanno è il comportamento che ha avuto Madre Teresa di Calcutta da chi ha avuto le donazioni. Qui è riportato una donazione molto interessante. Un certo finanziere americano, un certo Charles Keating, ha dato a Madre Teresa di Calcutta $1.250.000. 2 miliardi a rotti di lire adesso. Ecco. Ha dato, fatto queste donazioni, le ha inviate a Madre Teresa di Calcutta. Benissimo. E questo qui è finito sotto processo, condannato per truffa, poi diremo che cifra. Benissimo. E cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta? Madre Teresa di Calcutta ha scritto al tribunale implorando la grazia, implorando di essere gentili, di non condannarlo, perché questo era un uomo che aveva fatto molta carità, perché è stato sempre molto gentile, e fa: noi non ci occupiamo né di affari, né di politica, né di tribunali, e il nostro consiste nell'aiutare i poveri, lei dice, fa, e questa persona, io non so per cosa voi la processate, e ha sempre dato soldi alla nostra comunità per combattere la povertà. Il giudice si è sentito in dovere di rispondere a Madre Teresa di Calcutta, ha risposto a livello personale, ha detto, fa, i soldi che lei ha ricevuto vengono da delle truffe, vengono da delle ruberie. E nella lettera in cui scrive Madre Teresa di Calcutta dice, fa, i soldi che lei ha ricevuto in beneficio sono stati rubati ad altri. E diceva, la persona che lei difende, qua dice testuale, fa, è stato condannato, Keating, è stato condannato per aver frodato oltre $900.000 a 17 individui.
queste 17 persone rappresentano a loro volta 17.000 cittadini ai quali Mr. Keating ha rubato 252 milioni di dollari. Benissimo, e lui si dice, fa, guardi che i soldi che ha avuto in donazione per i suoi poveri, soldi rubati della gente che è andata povera, perché si sono trovati i loro fondi pensioni, i loro risparmi, ben farebbe a mettersi in contatto con noi, che noi gli andiamo a indicare le persone a cui questi soldi appartengono. Farebbe bene a lei a restituirli, a chi adesso è diventato povero, a chi gli appartenevano, a chi con l'astuzia, con l'inganno sono stati portati via. Benissimo. Questo libro è uscito dopo 3 anni di questa lettera. Madre Teresa di Calcutta non ha mai avuto neanche il coraggio di rispondere. Non ha mai avuto neanche proprio l'onestà di dire, sì, guardi, lei dice una cosa vera. No, non gli ha neanche risposto. Si è tenuto i soldi e queste persone... Ha costruito i poveri, no, Francesco? Così, Sì, perché... Cioè, 17.000 persone in povertà sono altri 17.000 poveri. Esatto. È un bel affare, insomma. Se poi crei i poveri si guadagna anche sopra, l'affare è ottimo, soprattutto per loro. Benissimo. Dopo lei, Madre Teresa di Calcutta, sappiamo che è albanese, e lei, pur di avere la possibilità di poter entrare e di poter controllare la povertà, di poterla sfruttare, di far vedere chi aiuta, lei si è recata anche in Albania. Una parola solo vuoi dirgli a Francesco. Sì. Francesco, sì. Mi ascolti? Via. Sì. Allora, a proposito di Madre Teresa di Calcutta, io ho una registrazione fatta un giorno dalla RAI, no? Quindi ho le prove,